Sono in tour, quindi andranno in tour. Io in realtà me li ricordo per una canzone sola, che è The Final Countdown. Poi se qualcuno si ricorda per qualcos'altro me lo dica. Auguri a due maestri del nostro cinema, Dario Argento e Luigi Cozzi. Quindi beh, Dario Argento penso che tutti se lo ricordano, non è quello del cartaio giallo, quella roba lì. Per me Dario Argento è quello di Suspiria, Profondo Rosso, eccetera eccetera. Non è sicuramente il Dario Argento che fa dei filmacci come appunto il cartaio, che è una cosa impossibile proprio. Io l'ho visto una volta su Rai Movie, forse una cosa così, è veramente una cosa abominevole. Io proprio l'ho visto come un film di quelli proprio che valgono zero, nonostante l'abbia fatto Argento. Non ho visto Dracula 3D, ma credo che sia altrettanto orrendo, non perché faccia paura, perché fa paura per come è stato fatto, immagino, perché me ne ha parlato male, comunque abbastanza male. Se voi invece lo avete visto, ditemi la vostra. Andiamo subito con la prossima. I Can't Feel You. You're not.
questa canzone. Andiamo subito con le prime notizie che sto leggendo. Per esempio, la Francia aumenta la tassa, anzi mette la tassa per il cibo spazzatura, che deduco sia patatine, roba del McDonald's e più ne ha più ne mette, insomma una serie di schifezze, e la Francia mette questa tassa, quindi sarà questa cosa qua. Poi vediamo un po' altre. Paolo Sorrentino farà un film su Berlusconi, è vero, questa è un po' che l'avevo letta da un po'. Ora ci sono un po' di proteste, ti do un commento, e dopo Totò e Riina ci stava un film su un altro delinquente. Ora non so se paragonare le due cose sia abbastanza normale, però questa è un'altra notizia, la Francia e questa storia qua. Poi abbiamo la storia ovviamente del terremoto, al quale ovviamente noi come staff ci uniamo alle condoglianze, comunque alle varie problematiche, e sono sempre notizie abbastanza terribili da sentire. E sono quelle cose che non vorremmo mai, come a Genova quando c'è stata l'alluvione, sono quelle cose che non vorremmo mai assolutamente sentire. E purtroppo il bilancio è 293 morti e 388 feriti, purtroppo. Ah, vediamo un po' altre notizie. In realtà vanno abbastanza indietro, anche perché generalmente sono, penso, ancora tutti in ferie, credo, non è roba che vanno ancora. Qua ci sono ancora un bel po' di dati, un po' di notizie. Per esempio, pesci rossi gettati nei fiumi crescono e minacciano l'habitat. E certo, ovvio. Ovvio che dove l'uomo mette becco, eccolo lì che fa casino. Allora, qua sono dei pesci rossi che vengono gettati nel fiume. Ci sono sempre, giusto te, guarda, volevo chiederti cosa ne pensi di questa cosa. E diventano della specie di bomba a mano, perché sono giganteschi, sembrano dei palloni da football. Sembrano, no? Sì, cioè la foto ce l'abbiamo qua davanti e sono grossi. Sì, lunghi non un metro, ma vabbè. Insomma, sono dei palloni da calcio, mi sembra, vero? No? Dai, sono una cinquantina di centimetri, magari qua la foto. Sì, è una cinquantina di centimetri, sono veramente delle cose. Ah, ecco, arriva il bonus della cultura, 500 euro per i diciottenni. Ora mi verrebbe da dire, ma perché i diciottenni hanno cultura? Cioè, al giorno d'oggi non molto. Non molto. Beh, noi eravamo diversi, vabbè, noi. Non sono tutti come noi. No, purtroppo no. Vediamo un po' altre. Però sai che mondo noioso se tutti fossero come noi. No, mica, cioè, sai che roba, ci sarebbero music show ogni giorno. Sì. No, allora, qua stavo per mettere questa canzone che a te piace, che ti piace da matti, quella con The Ben Everything Burns. Sì, esatto, con Ben Moody, no? Che è cantante dei Evanescence, o ex cantante, non mi ricordo. Forse ex cantante. No, questa è la colonna sonora di quella patacca di film dei Fantastici 4. Bello, L'unica cosa bella era la canzone, anche perché l'ho visto quel film, fa cagare, secondo me. Ma com'è che si chiama quello lì che ha fatto Doom? Aspetta, come si chiama? Che è quello che ha fatto anche Beta Zone in Strega, no? Non mi ricordo mai. Ah, sì, che interpretava Cole, niente, comunque quello lì è un bravo attore, il resto penso che è dimenticabile completamente. Jessica Alba che recita in maniera... Ma ha recitato bene in un unico film, per quello che mi ricordo. Che sarebbe, sentiamo. Una trappola in fondo al mare, Boh, penso di sì, comunque vabbè. Al di là delle nostre valutazioni che... E anche i nonni ha recitato bene, però poi penso di dire basta. Non ho visto altri suoi film, gli unici due sono quelli. Vabbè, comunque. Dai, ora ci ascoltiamo questa canzone e poi dopo ne metto un'altra che so che anche questa è valida, no? Che è Sick and Tired. She sits in her corner, singing herself to sleep, wrapped in all of the promises that no one seems to keep. She no longer cries to herself, no tears left to wash away, just diaries of empty pages
feelings gone astray. But she will say, till everything burns, will everyone screams, burning their lies, burning my dreams, all of this hate and all of this pain, I'll burn it all down as my anger raves, till everything burns. Walking through life unnoticed, knowing that no one cares, too consumed in their masquerade, no one sees her there, and still she sings. My love is on the line, my love is on the line.